Saluto Tiziana Beghin, buongiorno, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Parto da lei perché, per esempio, i trattati che ha firmato l'Europa consentono la produzione di questi prodotti. Insomma, più che consentire la produzione, consentono a noi di esportare i nostri prodotti, però reciprocamente consentono anche l'arrivo di prodotti da altri stati, e non c'è un'adeguata protezione di quelle che sono le nostre eccellenze, sia in campo alimentare sia in campo non alimentare, perché il nostro made in, sicuramente oggi parliamo di alimentare, però comprende molte cose. E noi lo diciamo da sempre, del resto non può essere diversamente, perché stiamo mettendo a confronto dei mondi molto molto diversi, con una cultura molto differente, e gli standard dei nostri produttori, cioè per fare il vino nostro, insomma, non sono sufficienti questi pochi minuti. Cioè, chi produce vino in Italia sa quanta passione deve dedicare, a partire dalla coltivazione della terra fino ad arrivare alla bottiglia, con dei costi enormi, sia in termini economici sia in termini proprio di investimento, di energia, cosa che ovviamente dall'altra parte magari del mondo non succede. Ma chi è che difende il consumatore che va al supermercato e trova Barolo da 15-20 euro a bottiglia o anche di più, e poi Barolo da 5-4 euro che sono, che è quella schifezza che abbiamo visto fare? Chi uno non è che, certo, lo può assaggiare, allora, prima, o siamo tutti esperti di vino? Ma noi abbiamo due ordini di problemi, che sono intanto l'etichettatura, che la tendenza della Commissione europea è quella di rendere sempre meno trasparente. Questo perché purtroppo le normative vengono fatte più delle volte per quel 2% di grandi aziende, che poi sono quelle che esportano anche di più, che hanno l'esigenza di avere materie prime non proprio così genuine in molti casi, e quindi non si può nemmeno leggere dall'etichetta. Ma anche se si leggesse dall'etichetta, io su questo vorrei essere anche chiara, molto spesso il consumatore non ha la possibilità di fare una scelta, soprattutto in questi tempi dove noi abbiamo dei tassi di povertà che stanno aumentando a dismisura. Quando una persona si trova di fronte alla scelta, la scelta non la fa più soltanto la consapevolezza, allora, la fa il portafoglio. Mi raccomando, questo è un problema. Cioè, Barolo a 5 euro, non compratelo. Il prossimo governo deve con forza bloccare queste cose e far sì che ci sia un'etichettatura del prodotto italiano, del made in Italy e della qualità del prodotto. Il collega sa benissimo che non è così. Beghin, cosa voleva dire? Il collega sa benissimo che non è così, perché comunque a livello europeo, per il luogo per esempio di origine e anche di allevamento e quant'altro, è stata data facoltà agli stati membri di farlo, quindi è diventato facoltativo. Noi vorremmo che fosse obbligatorio, ma non è così. Pregato. E quindi in realtà tutte noi, le cose si possono cambiare. Sì, io avreste dovuto cambiarle quando eravate al governo, però signori, il problema è che non l'avete fatto. Non di parte. Potevate farlo quando eravate voi che andavate in consiglio a dire che difendevate gli interessi degli italiani, ma non lo avete fatto e non lo state facendo nemmeno ora. Il discorso però è duplice, ci sono due questioni che vanno separate. Una è la pirateria e una è il fatto che non ci siano indicazioni corrette sull'etichetta. Perché l'etichetta del Barolo è uguale all'etichetta. Perché non sono la stessa cosa, ci sono dei beni che entrano legalmente in Italia e non si può sapere, perché noi abbiamo oggi dei casi un po' misti. Noi sappiamo che abbiamo la pasta con il grano italiano e poi c'è un più extra UE, e non sappiamo da dove arriva, non sappiamo se è grano canadese trattato col glifosato, e questa è quella che è la nostra legislazione Sicuramente non sapremo tutelare i nostri prodotti. Noi in Europa ci dobbiamo stare assolutamente al 100% e starci con competenza. Allora, perché ricordo che quella è una casa di 28 persone. Grazie, se noi a Carlo da Romano, soli pensiamo di... Prego. Immagino la Beghin non sarà d'accordo, ma non ho. Cioè, tanto l'ha spiegata la sua posizione, grazie alla Beghin. Vorrei ricordare che loro questi accordi che oggi ci stanno danneggiando, noi siamo stati gli unici a denunciarli e loro li hanno Grazie ad Antonio De Poli di Noi con l'Italia. Grazie.